eccoci qua in un nuovo video di questo 2021 con il TPH. Sono già passati 3 mesi da quando l'ho rotto, era ottobre, siamo a gennaio, metà gennaio, è già passato parecchio tempo. Non ho più continuato, non ho più nemmeno smontato perché la voglia mancava, dato che ci avevo speso tanti soldi, ma ora ho ripreso tutti i pezzi come avete visto in questi giorni nelle storie. E in questo video voglio andare a vedere che cosa è successo all'albero. Io inizio a smontarlo, metterò un time lapse e se vi va guardatelo. Dunque, arrivati a questo punto, vi volevo ricordare che cosa era successo ad ottobre. Vedete quel blu? Da quanto ha sforzato è diventata anche blu la biella. Allora, eccoci qua, albero smontato, come vedete muovo la biella e l'albero gira insieme alla biella. Come potete vedere, è dal blu che si è formato sulla biella, qua, e si sono fuse le bronzine di rame, che in realtà non mi sembra nemmeno rame, e a dire il vero mi sembra che ce ne sia una a destra, vedete qua, una a destra e due a sinistra. Però queste due a sinistra sono fuse, si sono anche dilatate, sono diventate larghe. Invece questa a destra è rimasta lì da sé. La biella è leggermente anche, ha preso una forma strana la biella. E yeah. Tanto qua abbiamo un nuovo albero. Nuovo albero che ho mandato a rimbiellare in Veneto dalla Moto Codego, Moto CDG, vi lascio il link in descrizione. E cosa ho fatto? Ho spedito un albero originale, vedete, questo è un albero originale, questa era la sua biella originale, e l'ho fatto rimbiellare con una biella nuova e ho fatto riequilibrare tutto l'albero. Vedete, queste sono le bronzine nuove, tutto nuovo. In 5 minuti abbiamo aperto il motore, che ora è qua a raffreddare, poi dopodiché andrò a togliere i paroli. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, finalmente vi ho riportato il TPH, il Typhoon, come mi avete chiesto in tanti, e seguitemi perché quest'anno ci sono tantissime novità riguardanti ovviamente i motorini e scooter cross in particolare. E niente, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video, magari col rimontaggio di tutta questa roba.